Un minuto di raccoglimento, oggi si è spento un sogno, un filo accetto e torni a vivere, perché hai bisogno e se andrai lontano fa che non sia troppo fuori mano. Raggiungibile, calerà la fine in questo giorno.
sera. Tu ama la tisana, sogni me, che sbatte gli occhi da cammello, non si rassegna e neanche spera. Un cespuglio di spini, tuo fratello che pensa sulle unghie delle dita pitonate, con un'aria da pulire. Un padre mani da operaio a lì, che ride di lì si spacca il viso, pallidito di TV. Vivere qualcosa, e di cosa è già un ricordo liso, e adesso la pubblicità. Tuoi le tue panni e morti bianchi, occhi come buchi della gabbia, e una sembra gita sotto neve bianca. Uomo aspetta sempre qualche nato, un amore sul filo del passato, e ce ne insieme una bistecca stanca. Fratello gran mondo scassato, fiume di pensieri in fuga si specchia in un cucchiaio e fa una bocca storta. Tua madre si lamenta qualche tu, è una domanda di dolcezza che porta in tavola e va via. Tu nascosta in fondo alla amarezza, a far finta che il mondo sia un bel posto, e adesso buonasera, spero che sia stata fino ad ora una buona serata. È il nostro concerto numero 43, il secondo qui nell'Arena di Verona, anche se poi sarebbe il sesto, visto i quattro che abbiamo fatto l'anno passato nel 2023.
Ma questo è particolare, questo ciclo, questo percorso degli 8 concerti, perché io sono salito sopra questo palcoscenico 50 anni fa. Qualcuno dice mezzo secolo, ma mezzo secolo sembra molto di più. E ero lì dietro, avevo provato tutta la sera precedente con una grande orchestra, io al pianoforte, e suonavo una mia canzone di quel periodo che è Poster. E c'era in questo andare lontano una speranza, era la mia prima importante rassegna televisiva. Era una serata tra l'altro molto turbolenta, perché era un po' il periodo dell'autoriduzione, insomma il pubblico non era veramente molto ben disposto nei confronti degli artisti, che infatti bisognerebbe farli fuori da piccoli, perché poi da grandi combinano dei grandi disastri, appunto. E io invece arrivai e mi andò bene, fu un'esibizione magica, il pubblico la seguì con attenzione, sia quella degli occhi, delle orecchie, ma più che altro quella del cuore. Il cuore è stato lo strumento che abbiamo cercato di intonare meglio in tutto questo giro. Ci sono tanti strumenti sopra il palco, li avete ascoltati, li avete visti, ma la cosa più importante, dopo gli archi, i fiati, le batterie, le chitarre, il basso, le tastiere, il pianoforte, eccetera, eccetera, la cosa che deve suonare meglio di tutti e di tutto dovrebbe essere proprio il cuore, perché noi ne abbiamo uno, ma è nostro, è talmente unico come strumento che lo dovremmo tenere sempre a riguardo, dovremmo obbedirgli forse un pochino più spesso, perché il giorno in cui smettesse di suonare finirebbe anche la nostra speciale canzone. Noi siamo appunto qui per il secondo di questi 8 concerti di Commiato, e tutto questa volta sarà ancora una volta a tutto cuore. Bye.
i nostri baci, le acque fresche di cascate, piogge timide e fugaci, le mareggiate non ruberemo più con queste mani, le vertigini di un cielo. È stato 50 anni fa, ma per la verità la prima volta che invece io ho scalato un piccolissimo palco di un quartiere romano periferico che si chiama Centocelle. E salì questo palco quasi per gioco, ero veramente un bambinetto vestito tra l'altro da mia madre che ancora mi guardava come fossi ancora più bambino di quello che ero, mi mise una camicia rosa sui pantaloni celesti e sembrava un confetto ermafrodita e cantai appunto una canzone, ma non avrei mai immaginato che sarebbe andata a finire così, che sarebbe durata così tanto con le avventure più incredibili, i percorsi straordinarie, quasi sempre bene, sono stato davvero anche fortunato in questo. E allora mi viene in mente che la metafora della vita tutto sommato sia un po' proprio questa, no? Quella di salire o scendere delle scale, a volte riuscire ad arrivare ancora più in alto, perché comunque dall'alto si ha una posizione di privilegio, puoi guardare chi c'è sotto, le cose che accadono. E vi assicuro questa sera io sono qui, questo è un posto speciale, unico, che non è stato neanche messo in vendita, se no avremmo dovuto cambiare anche tutti i manifesti.
E io l'ho prenotato e vi giuro che da qui si vede un panorama bellissimo. La prima volta che mi capitò di vedere questo, tutto questo, di provare un palpito, un'emozione deflagrante, fu anche questo molti anni fa, dopo questa canzone. Voglio un piccolo grande amore.
Di chi è stato un secolo a digiuno, l'illusione sopra il treno di ciascuno, quando se ne va, sei la ragione che mi porta alla follia, la notte che andrà via, con la stagione morta, l'emozione che è rimasta dentro assorta, come una poesia, tu sei un volo d'aquilone, la mia assurda tentazione, sei la perdizione, la virtù, sei la confessione che non faccio mai, la buona azione dentro il ballo di un abbraccio, l'ovazione per un timido pagliaccio che fa solo guai. Il canto è l'ossessione delle mie sirene, la prigione senza sbarre le catene, ma rimango qua. Tu sei la mia dannazione, la mia sola religione, sei il balcone che ora spio lassù. Yeah.
al nostro mercato. E anche se è venerdì, sembra domenica, quasi domenica mattina, ancora con i capelli da fare, che i militari dal mare. Cresceremo, Margaret. Non diventeremo mai vecchi. Avrai sorrisi sul tuo viso, come ad agosto grilli e stelle. Storie fotografate dentro un anno, rilegato in pelle. Tuoni d'aerei supersonici,
alzare la testa, il buio all'alba che si fa d'argento alla finestra. Avrai un telefono vicino che vuol dire già aspettare, schiuma di cavalloni pazzi che si inseguono nel mare, e pantaloni bianchi da che è già stato un treno per l'America senza fermarti. Avrai due lacrime più dolci da seccare, sole che si uccide pescatori di teline, e neve di montagna e pioggia di colline. Avrai un lenito di cremino da, avrai una donna sai e un giovane dolore, viali di foglie in fiamme ed incendiati cuori. Avrai una sedia per posarti e ore vuote come uova di cioccolato, ed un amico che ti avrà deluso, tradito e ingannato. Per andar lontano camminerai, dimenticato, ti fermerai sognando. Triste speranza e sentirai di non averti amato mai abbastanza. Se amori, amore avrai, avrai parole nuove da cercare quando viene sera, e certo punti da abbassare, far suonare la prima sigaretta che Natale di Harry Potter e candeline rosse, e avrai un lavoro da sudare, e poi mattini fradici di brividi e bruciata, e insieme giochi elettronici e sassi per la strada. Inevitabilmente avrai ricordi, ombrelli e chiavi da scordare, avrai carezze e avrai discorsi chiusi dentro. Tempo, in ogni metro, in ogni istante, come questo, perché la vita adesso nel vecchio albergo della
Signore e signori, le vocalist, cantanti. Le musiciste, i musicisti, tutti i polistrumentisti. Sotto la direzione di Paolo Gianoli. I 20 coristi ballerini. Sai quante scuole di music internazionali? E poi gli artisti performer. Con la regia di Giuliano Peperini. E grazie a tutti i progettisti, i direttori tecnici di suono, di luci di palco, video, operatori, assistenti, ci sono altrettante persone intorno, forse di più, tra coreografi, scenografi, arrangiatori, produttori, organizzatori, promotori, fornitori, costruttori, allestitori, preparatori, fonici, macchinisti, elettricisti, attrezzisti, grafici, illustratori, stampatori, stilisti, costumisti, sarti, truccatori, parrucchieri, magazzinieri, vigilanti, accompagnatori, cuochi, trasportatori, autisti, fattorini, collaboratori, aiutanti, santi, poeti, navigatori, colleghi di arti, di mestieri, compagni di viaggio e d'avventura, ogni sera e ancora le prossime sere, con disciplina e onore, a tutto fuori. Prometterti di esistere.